hanno colto entrambe la palla al balzo, la vicentina di Cassola Laura Strati e l'astra nascente al debutto e figlia d'arte Larissa Iapichino, che oggi a Torun in Polonia onorano la canotta azzurra scendendo entrambe sulla pedana del salto in lungo femminile, con in palio le preziose medaglie continentali di specialità per gli europei indoor di atletica leggera. Si prende la rincorsa per le medaglie sulla pista polacca stasera a partire dalle 19.40, diretta su Rai Sport. Buone notizie anche per la duevillese Elena Bellona Taschio, che agguanta la grande la semifinale dopo aver vinto la sua batteria di qualificazione degli 800 metri femminili. Niente da fare invece stavolta in materia di salto in alto per l'altra vicentina Elena Vallortigara, che si è fermata a 1.87, abbattendo poi per tre volte l'asticella a quota 1.91 e uscendo così di scena, mentre va in finale la compagna di nazionale Alessia Trost. Fuori dai giochi continentali anche l'altra vicentina di corsa ieri, Federica Del Buono, sesta nella sua batteria dei 1500 donne. Una grande accoppiata nella finalissima rosa per i tricolori dell'Italia, che oggi può vantare ben due tra le migliori interpreti del balzo, unico nella sabbia tra le otto finaliste accreditate. A contendere le ambite medaglie agli europei altre cinque specialiste del lungo, la svedese Sagnia, migliore di queste atlete, ieri con un top 6.78 e ora nuova favorita. Per l'Ucraina, Bek Ramashuk 6.66, la spagnola Diame 6.62, la tedesca Milambo 6.58, la belga Iusko 6.57 e la bielorussa Mironkic Ivanova 6.55. Tutte racchiuse appena in una manciata di centimetri le piazzate dal quarto posto in poi.